Benvenuti in un nuovo video e finalmente benvenuti in una nuova challenge. Ma da quanto tempo non pubblico, ma soprattutto non registro una challenge? Infatti, o niente o tutto, questa settimana dovrò registrare 3 challenge. Quindi vi ho detto già tutto. Allora, oltre ai tanti video che usciranno, perché voglio fare... ovviamente fatemi sapere se vi può piacere. Ho deciso di fare, ma non so se ci riuscirò per tutte le settimane, quindi non lo so, di portarvi non più 4-5 video a settimana, ma di portarvi in totale 7 video, quindi tutta la settimana. Oddio, mamma mia che palle! Volevo fare il sabato e la domenica pubblicarvi dei video short, quindi quei video brevi che ultimamente sto pubblicando su YouTube. Vabbè, solitamente metto quelli là di TikTok, li metto su YouTube, quindi vabbè. Però volevo fare dei video più, comunque a volte capita, no, che acquisto i prodotti e ho un prodottino da provare che non ci posso fare un video solo per quel prodotto di 1-2 minuti, quindi di fare un mini video. Oppure trovo qualche prodottino al supermercato che voglio provare e allora vi faccio quel mini video. Voglio fare così, fatemi sapere ovviamente se vi può piacere. Ma comunque, vi dico già che sicuramente questa settimana uscirà anche la challenge dei gelati, quindi... Allora, iniziamo con la 24 ore degusta box. Sapete che io non ci collaboro, però giù nell'info box troverete un link. Questo link vi permetterà di risparmiare sulla vostra prima box. Quindi acquistate la vostra prima box, la pagate 9,99 invece di 16 euro, quindi conviene tanto, compreso le spese di spedizione. Dal momento in cui voi acquistate, anche a voi vi rilasceranno un link da dare ad amici e parenti. Voi loro risparmiano e vi accumulate punti. Non mi faccio male da memoria, però è bene dirlo, perché ogni qua volta mi dite: Giulia, ma c'è qualche sconto, Giulia, ma c'è qualcosa, quindi io lo dico, ma giù trovate tutto. Comunque, allora, buon essere della Bauli, buon essere 7 cereali e semi, croissant con crema al cacao e nocciole. Quindi andiamo a vedere la mia tazza di latte e caffè, intanto, vediamo un po' come sono questi bonnetti, sono morbidissimi. Buono, però preferisco quello lì a nocciola. Super novità che secondo me nella box di giugno di Degusta Box, io sinceramente me le aspetto di trovarle. Super novità, gocciole al caramello. No, però non è male, però preferisco questo nocciola. Indecisa se mangiarmelo oppure no un altro. Vado, l'ho sempre fatto, quindi è una tradizione, raga, Ultimamente su YouTube, sì, dai che non registro un sacco di tempo perché dai che ne chiacchiero. Su YouTube mi sta uscendo sempre, ogni qua volta vado ad aprire YouTube nei consigliati il mio video, quindi significa che per uscirmi sempre qualcuno comunque se lo continua a guardare, perché giustamente stiamo a fare la piattaforma. Quindi la 24 ore mulino bianco, era mulino bianco? Sì, io. No, non era mulino bianco, che cos'era? Kinder. Ma pure quella della Mulino Bianco mi sta uscendo, tra Mulino Bianco e Kinder. Fatemi sapere, volete una parte 2? Secondo me più Mulino Bianco, però fatemi sapere se la volete oppure siete giù là, non ce ne frega, fatemi sapere. Colazione andata, noi sicuramente ci rivedremo direttamente con il pranzo. Eccoci qua con il pranzo, con il ramen. Quanto è quotato che mi sporcherò? Anche le bacchette, ma... No, aspetta, adesso prendo le bacchette, vai. Ora, vedi. Ehi, la mamma, questi bacchette alla voglia.
Adieu, piacere, la voglio bene. Ok. Assaggiamo! No, non ci riesco proprio, perché quelle altre là sono più sottili. Cosa? Comunque c'era un profumino. Oddio, è piccante. È buonissimo, ma è piccante da morire. Mamma mia, che sta appiccicando proprio stomaco. Ma me ne sono resa conto già quando ho aperto la bustina dove c'era la polverina che era arancione scuro. Non è male, però è molto forte. Tanto. Ci sono anche i funghi. Dentro. No, ma è buono che è questa polverina. Questa polverina. Però comunque se siete amanti di comunque, diciamo, i sapori più forti, io ve lo straconsiglio. Ed è molto... consiglio di non mettere la maglia bianca quando fate queste cose. Però vi consiglio, tipo io ho provato pure quello lì, no, il sake bon, quell'altro marchio, ho provato proprio il sake bon, non mi ricordo. Non si fa il sake bon. Comunque tra tutte e due, questo è molto più buono. Sì. Mi sono sporcata. Comunque devo ricordarmi che non devo più fare video con le magliette bianche, mai più. Non sono solita fare video con le magliette bianche, ma stop a magliette bianche per i video challenge. Sto andando tipo in fiamme. Devo andare di là a bermi tipo 3 litri d'acqua, mamma mia, veramente troppo forte, però alla fine sono buoni, quindi se siete come me che non amate il forte, allora... Però non so se ci sono anche altri gusti, però devo dire che alla fine tutto sommato è buono, dai, non è male. E quindi nulla, noi ci vediamo direttamente oggi pomeriggio con la merenda. Rieccomi, sono quasi le 6, eccoci qua con la merenda. Il marchio suppongo che si legge Velarte, sono da 40 grammi, sono dei grissini croccanti con olive nere disidratate, 40 grammi, io sto morendo di caldo. Avevo una fame, assaggia, si sente il sesamo. Sono veramente buoni. Questo sale sopra. Assaggia l'uomo. Vediamo questo. Com'è? Questo con un po' di prosciutto crudo con prosciutto cotto. La merenda è andata, noi ci vediamo direttamente questa sera con la cena. Allora, eccoci qua con la prima portata, Armando, grano e ceci cotti al vapore con olio extravergine d'oliva ad alto contenuto di fibre, fonte di magnesio, potassio e fosforo. Allora, piatto subito pronto. Allora, è una porzione da 125 grammi. Eccola tutta, cioè sinceramente ci mangia tranquillamente solo una persona, due porzioni un po' impossibile. Si può direttamente dalla confezione, però sinceramente no. Io le ho scaldate in padella con un filo di olio, veramente poco, oppure puoi creare la tua insalata. Ecco, tipo di insalata sì, però mangiato così no. Ok, io direi di assaggiare, ci sono veramente tantissimi tantissimi ceci. Adoro. Cioè all'interno c'è veramente solo grano e ceci con olio extravergine d'oliva 2,5%.
Ingredienti: grano duro 50%, ceci 47%, olio extravergine d'oliva 2,5%, sale. Stop. Può contenere soia. Anche i valori, ci siamo. A volte capita. Pausa lavoro, mi si è dimenticato il pranzo, mi si è portato il pranzo, però si è dimenticato a casa. Adesso in mercato lo trovate, ve lo straconsiglio. Questo qui per 125 grammi, quindi tutta la porzione, ha 217 calorie, grassi 4,5 grammi, carboidrati 28 grammi, fibre 10 grammi e proteine 11 grammi. Sinceramente, buoni valori. Questo anche con un po' con la tagliata di petto di pollo all'interno con i pomodorini. Cosa forse è un po' nella masticazione che è un po' a rilento perché sono tutti comunque veniva al termine è come se comunque non tanto il ceci ma più il grano è proprio al dente e quindi ci mettete di più comunque a masticarlo. È anche giusto che sia così perché comunque è pensato anche come snack da mangiare subito, però per il resto ecco nulla di che. Questo è un... Io adesso vado a prendere la polenta, non vedo l'ora. Mamma cosa ha fatto? L'ha tagliata, però lei le mette nel forno con l'olio, un po' di rosmarino, quindi non vedo l'ora, vado a prenderla e ce la mangiamo. No, me la mangio, voi guardate però. Sonno, sto morendo di sonno, quindi non vedo l'ora di mangiare e tuffarmi. Eccoci qua con la polenta valsugana, la classica già pronta, senza glutine e povera di grassi. Te l'ho detto, ma come l'ho fatto? Quindi andiamo ad assaggiare, ma questa è buona. Allora, mamma solitamente la fa lei, cioè non l'abbiamo mai comprata già pronta. Di solitamente la fa sempre lei. Mamma mia, che buona. Poi impazzisco per la polenta, questa pure calda, con il sugo, pure con i funghi, una bella crema. Mamma mia, adoro. Infatti qua mi dice pure come mangiarla. Cioè, poi ci sono pure le ricette dietro. Io l'ho fatta semplice perché non mi andava di... Così ho questa qui a forno, la preferisco molto più sottile, proprio bella croccante croccante. Ok, anche la cena è andata e noi ci vediamo direttamente domani mattina con una doppia colazione, quindi a domani. Buongiorno, stamattina doppia colazione. Allora, io direi di provare prima questi, che sarebbero i bocconcini del marchio e Matilde Vincenzi snack di sfoglia, ripieni con crema al latte 100% italiano e cioccolato bianco. Mamma mia ragazzi, secondo me questi sono la fine del mondo, io non li ho mai provati. Assaggiamo. L'unica cosa che non mi fa impazzire è proprio la crema al suo interno. La sfoglia è buonissima, però è proprio la crema all'interno che... Vero, la crema dentro rovina tutto. Che la sfoglia è buonissima, ma non vi lascia quel gusto di latte.
Vabbè, andiamo avanti e proviamo. Vittorio al profumo di limone Gentilini. Ah, ok, sono come l'altra volta. Comunque io ho un problema con questa confezione. Gentilini, gentilmente, un tutorial di come si apre la confezione, grazie. Te ne sarei veramente grata. Già capite che è l'attesa da desiderio, però proprio è tua nonna che capisco. No, eppure c'è un modo. Ah, ce l'ho fatta! Eppure io sono convinta che non si aprono così. Gentilini mi dà sempre mamma mi chiude di limone, quella sensazione dei biscotti fatti in casa, cioè non mi dà tipo quella sensazione di biscotti industriali, no, cioè sono proprio, sembra tipo fatti in casa, adoro. Mi ricorda molto il cantuccino. Sono quei biscotti proprio adatti con il tè. Sono buonissimi. Mi fermo. Non ho preso, vabbè, io la chiamo tazza, ma so che non si chiama così, la tazza che uscita nella degusta box, perché io la utilizzerò più per le bevande fredde, perché metterci all'interno del latte e caffè ho paura che facendolo spesso tende poi dopo un po' a puzzare, quindi preferisco metterci più bevande, non so, mi faccio il bolero freddo, ce lo metto dentro, una cosa più carina, quindi così a proposito li devo anche comprare. Nulla, io spero che anche questa challenge vi sia piaciuta, una challenge a mio avviso molto molto semplice. Ce ne saranno tante altre belle, adesso ci avviciniamo al periodo estivo, quindi le aziende stanno facendo uscire veramente tante 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 novità, che io ovviamente non vedrò l'ora di provarle. Spero già di questa settimana, perché ho dei video già pronti, altri video che devo editare, tanti 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 video che devo registrare, di riuscire a portare veramente 7 video e 2 mini video. No. Che mi sono fissata con 10, ma la settimana è 7 ore giù. 5 video normali e 2 video dei mini video, quindi degli spezzoni. Quindi vediamo un po', incrocio le dita. Fatemi sapere ovviamente se questa nuova iniziativa vi può piacere. E quindi noi la riferiamo nel prossimo video. Ciao!